E proseguiamo al centro pastorale di Piazza Duomo a Bolzano, un convegno organizzato dalla diocesi di Bolzano-Bressanone per parlare di famiglia. Permesso il libero espandersi dell'io. Ripartire dalla famiglia, il tema della due giorni per il rinnovo dei consigli pastorali parrocchiali della diocesi di Bolzano-Bressanone. Alla presenza del vescovo Monsignor Karl Golzer e del direttore dell'ufficio pastorale diocesano Don Pierluigi Tosi si è parlato di quello che è il centro dell'azione pastorale, quindi della Chiesa stessa, cattolica e della società tutta. Ospite d'eccezione Monsignor Carlo Rocchetta, docente di sacramentari, associo fondatore della Società Italiana per la Ricerca Teologica e oggi anche assistente spirituale del centro familiare Casa della Tenerezza di Perugia, che si occupa dell'accoglienza di coppie in difficoltà, della formazione della vita coniugale e dello studio sulla teologia del matrimonio e della famiglia. Ripartire dalla famiglia significa anche e soprattutto ripartire dalla coppia. Come oggi la Chiesa riparte dalla coppia? Ma io penso che mai come oggi, proprio per i problemi che ci sono, la Chiesa è stata attenta alle dinamiche di coppia, ai fidanzati, alle giovani coppie, ci sono tante iniziative. Io credo che questo sia il problema fondamentale, cioè ripartire dalla famiglia significa ripartire dalla coppia. La coppia è la struttura portante della famiglia. Se funziona la coppia, anche la famiglia funziona. Se non si formano gli sposi, se danno per scontato o sono immaturi, difficilmente funziona la coppia, funziona la famiglia. Pressione reale che c'è, da una parte, un incremento spaventoso di separazioni e aumentano ogni anno e questo è preoccupante. Dall'altro però c'è tutta una serie di iniziative che mai come oggi sono state messe in atto dalle comunità ecclesiali. Se gli sposi vogliono, ci sono le possibilità. In una società sempre più secolarizzata, quante coppie di fidanzati e di giovani sposi ricercano realmente questo tipo di aiuto? Forse sono meno di quello che sarebbe necessario, però almeno quelli che vengono dobbiamo aiutarli. Io penso che certamente la secolarizzazione allontana tanti, però almeno quelli che vengono ai corsi preparatori, agli incontri, almeno loro formiamoli bene, essendo noi operatori della pastorale familiare formati bene, se no non diamo agli altri quello che non abbiamo.